Benvenuti a tutti, questo è il video riassunto della riunione del 12 09 2012. Io sono Roberto Franceschi, del Meetup di Udine. Io sono Claudia Galanda del Meetup di Udine. E partiamo subito con l'ordine del giorno. Il primo punto era l'approvazione dei verbali online. Sono stati approvati i verbali del 22 dell'8 e del 30 dell'8, mentre quello del 4 del 9 è stato rimandato alla prossima seduta. E poi per il documento da firmare per lo staff, per tutelare il gruppo, è stato votato. E in caso di sfiducia o passaggio di consegne, i vari membri dello staff si impegnano per iscritto a rimettere le password di Facebook, Gmail e Meetup. È stato votato all'unanimità dopo una piccola variazione è stato detto anche di mettere nella presentazione del Meetup il regolamento e i documenti relativi. Punto numero 3 riguardava l'attività del banchetto che si è svolta sabato 8 settembre. È stato relazionato da parte dei promotori come si è svolto e che diciamo, su incidenza insomma, ha avuto. Si è discusso anche dei questionari che erano stati proposti nel banchetto, comunque di continuare a proporli online per avere un maggior numero di questionari, quindi una valutazione migliore. E poi il punto 4, creazione dei gruppi di lavoro, si sono proposte delle persone, Anna Pia, Marcella, Simone, Elena, Claudia, più David che collaborerà saltuariamente per costruire questi gruppi di lavoro per il programma insieme alle associazioni sul sociale e sull'ambiente. Gruppo in l'attività, sì, l'ordine del giorno numero 5 riguardava i gruppi di lavoro per le prossime elezioni comunali. È stato votato comunque di renderli aperti a tutti, in modo che chiunque possa portare la sua esperienza o le sue conoscenze, e verrà aperta una discussione sul Meetup per diciamo, chiedere a tutti gli iscritti e quali sono i principali punti da trattare, nel prossimo programma elettorale. Nel punto 6, si tratta quando effettuare la prossima riunione per eleggere lo staff e verrà effettuato mercoledì 19. Punto numero 7, si è votato come strutturare, diciamo, l'organizzazione degli organizer e coordinator. È stato votato una modalità quindi di avere praticamente tre organizer, co-organizer, tutti allo stesso livello, in modo tale che non ci sia solamente una persona di riferimento, anche per quindi non dare modo, diciamo, alla stampa di fare magari l'azione o comunque di prendere di riferimento una persona che poi non è magari il portavoce dell'assemblea. E al punto ultimo, punto 8, si spiega la questione delle due liste regionali, le problematiche relative. E dopo il chiarimento auspicabile di venerdì 14, al quale saranno presenti solo, diciamo, potranno essere presenti tutti, ma avranno diritto di parola solo alcuni portavoce per gruppo. In un secondo tempo, sperando che questo avvenga, verranno fatte delle primarie per circoscrizioni, ci sarà una sintesi sul diritto di voto, se abbiamo parlato di queste cose intanto, e poi comunque si continuerà con i gruppi di lavoro iniziati a suo tempo per lavorare sulle regionali anche da parte del gruppo di Udine. Questo era quanto. La prossima riunione, la prossima assemblea sarà mercoledì prossimo, giorno 19. Il programma, l'ordine del giorno verrà postato a breve. 20:30. Grazie, buonasera, ciao.